scusi, lei è italiano? No. È di origine italiana? No? Era in broccolino lo Zunino, un ben noto ciabattino, che quando si decise ad andare in pensione aveva 70 anni ormai sul gruppone. In America c'era arrivato che era bambino e sempre lì era stato, tra gli italiani di Broccolino. Il paese lontano per Nino era un'epopea in dialetto siciliano, coltivata da ricordi di suo padre Pasquale e dalla dolce nostalgia della terra natale. Dovunque andasse nel quartiere, sulla 18ª, nei clubs, al drugstore e dal barbiere, la gente gli ripeteva: Taormina devi vedere, poi in pace te ne potrai morire. Quello è il posto più bello che c'è. Laggiù troverai tutto quel che cerchi per te. Così un bel giorno, Zunino prese l'aereo ed in Sicilia fece ritorno. Fu a visitare Taormina e il mare. Una volta in America rientrato, lo Zunino per strada non era più uscito. Gli amici del club, preoccupati, avevano pensato: Nino è sparito. Finalmente, quando a casa lo scovarono, tutti curiosi gli domandarono: Allora, com'è stato? Ma dove minchia mi avete mandato? Lì solo pietre ci ho trovato. Così a Broccolino se ne rimase, con la disillusione negli occhi, ma il bel ricordo nel cuore. A me veramente mi piace quella vecchia, la vecchia America. Come la vecchia Italia penso che è più bella di quella di oggi. In America credono nei corni e molti italiani, se camminate per la 18, vedete che ogni macchina c'ha un corno. Quando vedete un corno sapete che è italiano. Non potete dire che è americano perché solo gli italiani... A me piace andare in Italia. Se fosse per me andrei ogni anno in Italia. Mi chiamo Giuseppina Spatola e vieni di America. My family was born in Palermo. Anzi, se vuoi sapere un'altra cosa, devo andare ora a gennaio a vedere Palermo-Milan. Ma non abbiamo biglietti. Sì, sono andata di là a prendere la caffettina del caffè espresso. Pure da bambina, quella prende il caffè nero. Che noi ci cuciniamo con i pignoli. Facciamo la pasta con i sard, le sarde a beccafico. Tante cose. Sì, mi ho trovato bene, molto meglio, tanti italiani. Le famiglie, tutti uniti per le feste. Facciamo come se fossi in Italia. Di mantenere delle tradizioni. Qui venivano da 7 giorni alla settimana, gente da tutte le parti. Puoi portare da una ragazza che chi me la porta? Una ragazza, la troviamo noi. Una ragazza. E due sedie. Te la mando, sedie. No, no, ragazzo, no. Così facciamo sedere la mamma, due mamme. La vuole anziana, la chiami tu due mamme sono. No, la chiamo io, ma voglio dire, ci sono delle mamme un po' ciccione. Ce ne sono tutte, sono tutte ciccioni. Mi piacerebbe farla e invitare qui sul palcoscenico una mamma come la mia, bella, piena davanti, di dietro, di fianco, da tutte le parti. Adesso guardo se c'è e poi la invito sul palcoscenico. Mamma, vieni. Vieni. Sei siciliana? Ah, palermitana. Eccola qua. Chiedevo mentre le guardavo i piedi.